Allora, ciao a tutti, io mi chiamo Francesco e coordino il corso di Music Production di Scuola Internazionale di Comics. Il corso di Music Production è un corso che vuole introdurre ragazzi nel mondo della musica e far diventare, diciamo, un lavoro che può essere considerato una passione, professione. Il corso di Scuola Comics è un biennio, ed è un biennio nel quale si impara sia tutta la parte compositiva, quindi si impara proprio ciò che dalle basi della composizione porterà voi poi a scrivere, dalla colonna sonora classica al brano pop, al brano rock, al brano indie, più la parte tecnica, ovvero la parte di registrazione e di mixaggio audio, cioè ciò che porterà voi a portare il vostro prodotto ad un livello tale da, possiamo definirlo, vendibile negli scaffali dei negozi o comunque distribuibile online e altamente competitivo. Ok? Quindi la nostra figura, la figura che vogliamo creare è, oltre a una persona che può inserirsi nel mondo del mercato musicale e nel mondo della produzione, quindi da un semplice lavoro in uno studio di registrazione fino ad ambire, diciamo, a proprio a scrivere, a diventare compositore, scrivere per qualcuno, scrivere per qualche casa, per qualche ditta, dalla pubblicità al, appunto, al mercato del cinema, dello spettacolo, ma anche appunto a creare una professione propria per la registrazione, il mixaggio e tutto ciò che, diciamo, è intorno a questo mondo. La scuola, la scuola comunque vanta un consenso accademico molto alto, cioè è un diploma quasi considerabile, diploma accademico, e per lo più quest'anno vanta più di qualche partnership. La prima importantissima è quella con Steinberg, con la quale oggi abbiamo il massimo esponente in Italia, Franco, che adesso vi introdurrà molte belle cose. E questo porta grandi vantaggi, perché oltre quindi al diploma della scuola abbiamo anche una certificazione come operatore Steinberg, quindi è un'ulteriore carta importante in più e ulteriori vantaggi che la stessa società gentilmente offre. E quindi mireremo anche le lezioni orientate presso Cubase, quindi orienteremo tutto il nostro studio, concentreremo tutte le potenzialità in un'unica applicazione, in modo tale da consentirvi la totale padronanza del lavoro, diciamo, con un'unica macchina, un unico computer, un unico portatile, perché questo è lo scopo, è guardare in avanti, quindi riuscire a portare questo lavoro in un'ottica già futuristica, perché oggi con un tablet è già possibile realizzare molto, con un portatile si realizza praticamente tutto. Quindi diciamo che noi, e anche proprio per permettere allo studente di poter lavorare con mezzi che non sono onerosi come la creazione di uno studio di registrazione, ok? Quindi diciamo che abbiamo altre partnership, abbiamo anche Acoustica Audio, che è una casa produttrice di software per sempre volti alla modellazione dell'audio. E niente, se adesso vi presento Franco, che... Voi fate, questo può essere interessante, le lezioni sono frontali o a distanza? No, le lezioni sono in classe, in aula, infatti dopo finivo vi farò vedere anche quando Franco... Vai, dillo pure così, sì. Anche adesso. No, allora, sì. Il corso di 2 anni praticamente si dispone così, ci sono 2 materie, la parte di recording e mixing e un po' di tecniche audio, di studio degli ambienti, eccetera, che faccio io, e un altro corso che fa sempre parte, diciamo, di Music Production, cioè un'altra materia, che è tutta la sezione di composizione, di studio di sintetizzatori e di beatmaker e
di tutto quello che appunto può riguardare l'ambito della composizione, e quelle le facciamo in classe, le facciamo tramite computer, perché ogni, diciamo, postazione ha il suo computer, ha il suo sistema d'ascolto, ha le sue tastiere, ha la sua scheda audio e ha le sue licenze. Anzi, avrete anche una licenza di Cubase LE che è offerta da Steinberg a tutti quanti gli iscritti, da poter così poter iniziare a fare i primi passi anche a casa e a fare i propri esercizi anche a casa. Cioè, quindi tutto quello che voi studiate in classe viene ovviamente poi potuto, poi può essere approfondito da voi, va bene? Ok, a casa. Dicevo, poi ci sarà una parte interessantissima che è uno stage pratico in studio di registrazione, dove toccherete sia con mano macchine reali, quindi avremo anche una visione di ciò che è la differenza tra toccare con mano strumenti virtuali e strumenti veramente fisici hardware, e capire anche col vostro orecchio quali sono le differenze per potervi orientare e, diciamo, entrare proprio in un mondo sempre più mirato all'audio, e quindi capire esattamente con cosa state lavorando, e sì, avrete la possibilità di fare un lavoro in gruppo, lavorare realmente con musicisti, registrare realmente una produzione seria dalla alla Z, e vedere proprio come ci si interfaccia durante la fase di lavoro anche nel rapporto stesso con i clienti. Ok? Quindi diciamo che il corso è abbastanza a 360 gradi, cioè potrete diventare voi produttori di voi stessi, come diventare una figura di produttori a servizio di altri artisti, se non al servizio di cinema, di pubblicità, quindi di aziende. Diciamo che è proprio un corso a 360 gradi, che però poi vi... E quando partono i corsi? I corsi partono a... allora, solitamente partono a ottobre e durano fino solitamente a fine dei classici anni scolastici. Ok? Sono due volte alla settimana, quindi abbiamo 3 ore solitamente un giorno e 3 ore un altro giorno, e in queste due giornate di lezioni, solitamente una giornata è dedicata allo studio delle materie di produzione musicale, un'altra è di tecniche di mixaggio e registrazione. Ci sono sulla tipologia di corso, avete delle bisogna altre informazioni? Ok. Dimmi. Padova. Non ti ho sentito. Hai visto, ci sento ancora io. Questo è quasi un miracolo. Però è un problemino. Esatto. È a Padova, sì, la sede del Padova Centro, ok? È un istituto, ovviamente la scuola di comics comprende tante altre materie, discipline, ok? Cioè è una scuola prestigiosa nell'ambito del fumetto, nell'ambito dei videogames, però ad esempio l'ambito dei videogames sarà un qualcosa che rientrerà anche nella nostra materia, perché diciamo, l'evolversi del sound design è un qualcosa che porteremo anche a vostra conoscenza, perché tutta quella parte là potrà essere un vostro sbocco di lavoro futuro. Assolutamente. Quindi, cioè, è importantissimo, anzi, e studiando anche, avendo la fortuna anche di avere Cubase come software, abbiamo anche, diciamo, uno tra i programmi più vicini al mondo del sound design, e quindi è un vantaggio aggiuntivo rispetto anche alla concorrenza. Diciamo che è tutto studiato per riuscire a darvi un pacchetto formativo completo quando uscite da questo biennio. Sì, adesso vi introduco Franco, che non c'è bisogno di introduzione. No, mi autointroduco senza problemi. Cioè, altre cose pratiche sul corso, è tutto chiaro? Ok. Bene, sì, io sono Franco Fracassò, sono il Product Specialist, andando sul semplice, un responsabile tecnico di Steinberg, e mi occupo invece anche dello sviluppo del settore della formazione, in questo caso diciamo come massima parte per il mercato italiano, anche se poi ho diciamo, rispondo anche per altre nazioni. La Steinberg, per inquadrare, un'azienda, noi siamo parte del gruppo Yamaha, la Yamaha che è la stessa che fa le motociclette e tutto il resto, siamo onorati di questo, siamo parte di Yamaha dal 2005. Riguardo il nostro sito, è questo qui, per lo più
produciamo, qualcheduno fa già musica di voi, qua, di voi? Che cosa avete? Ableton o non so. Ok, sì, per il tipo di ragazzi ho, cioè. E, quindi conoscete un po' Cubase, l'avete di nome, il software? Ok, quindi niente, noi come Steinberg abbiamo una sede ad Amburgo, abbiamo degli sviluppatori tra Amburgo, Parigi e Londra in massima parte, e poi qualche freelance. Produciamo ad Amburgo, sviluppiamo i nostri software, mentre la parte hardware viene sviluppata dai nostri colleghi di Yamaha in Giappone, le integrazioni per quanto riguarda i driver e il resto li facciamo naturalmente tra noi e la sede giapponese. Ecco, questo è quello che avviene. Nello specifico io come tecnico lavoro anche a volte per Yamaha. Adesso abbiamo avuto due giorni veramente interessanti all'Line Check, non so se lo sapete, al Milano Music Week. Vi consiglio di andarci in futuro, è una settimana bellissima, tra l'altro dove abbiamo installato una capsula, andatevela a vedere se avete voglia, non ricordo quanti speaker abbiamo messo, dove vari artisti emergenti italiani, rapper, più che altro in quel segmento di mercato, si sono potuti esibire con un sound in 3D. Poi abbiamo avuto vari panel, convegni per riguardo la registrazione a distanza, insomma, in quel caso sono andato io. Per quanto riguarda i prodotti in genere, Cubase è quello che più si avvicina ai tre che avete detto, e quello che più o meno adesso vi farò vedere, giusto per avere un'infarinatura tenendo sotto controllo l'orario, come ci hanno indicato. Quindi, però noi abbiamo varie linee di software. Cubase è il nostro, in termini aziendali, core business. Poi abbiamo Nuendo, un software importantissimo per noi, si fa guerre stellari o viene usato da Mediaset per fare la post-produzione dei programmi da Striscia Notizie in poi. Poi abbiamo Dorico, questa è una nuova acquisizione e riguarda invece la notazione musicale, in questo caso il team si trova a Londra. E Wavelab, che è un software di mastering, conoscete un po' questo processo? Un software di mastering dedicato prettamente al mastering, al restoring di eventuali materiali audio o digitali analogici. Non so se il mastering sarà parte del corso, questa può essere un'altra informazione interessante. Allora, il mastering verrà sicuramente introdotto, poi dipende da come la classe affronterà l'argomento di mixing, cioè da dove arriverete. Allora, lo scopo è comunque creare una figura che si produce totalmente in maniera indipendente, quindi sicuramente il mastering verrà trattato. Ovviamente il mastering avrà una parte minore rispetto all'acquisizione, okay, di materiale sonoro, la registrazione e il mixaggio, che dopo è l'elemento con il quale loro si troveranno sicuramente a lavorare di più. Okay. Oltre ai software produciamo però c'è. E poi produciamo una serie di hardware, una è quella che ho io qui, la UR22C, che è una scheda piccolina con due in due out, poi la potete vedere, che è questa qui, dov'è questa, che ha avuto un fortissimo riscontro, una scheda che funziona con tutti i software, compresi quelli che avete voi, quindi non sono bloccati sui nostri, fino a schede più importanti, per esempio questa che adesso però è end of life, in senso che non è più disponibile. In questo caso abbiamo deciso di avere una partnership con Rupert Neve, non so se conoscete questo leggendario marchio di banchi analogici, poi produciamo in parte cuffie e microfoni, una serie di librerie, di contenuti, e diciamo questo è quello che produciamo al momento. Avevamo anche un controller che si chiama CC121, anche questo è sold out, quindi al momento non ne abbiamo più, perché abbiamo, come tutte le aziende di tutto il mondo, un problema di approvvigionamento, raccontavo a lui. Se oggi voi decideste di acquistare un banco nostro, un banco Yamaha, anche di altissima fascia, prima di aprile-maggio non c'è niente. Sì, sulle schede riusciamo a avere qualcosa. Sapete voi cos'è un banco mixer? Sì, più o meno. Ok, fantastico, quei tre, sì, ok. Quindi, però le schede adesso piano piano abbiamo avuto un grossissimo problema, perché queste schede hanno avuto un forte impatto sul mercato in senso positivo, e quindi per un po' non le abbiamo avute, però ok. Quello che vi voglio far vedere oggi, però, qualsiasi domanda, non voglio fare quello, come dire, vi voglio
imporre una cosa, quindi se voi avete anche una curiosità riguardo Cubase, ditemela pure. Intanto descrivo un attimo il setup. Io ho la UR22 adesso connessa qui, che è questa scheda qui, ve la faccio vedere un attimo nel dettaglio. Che è questa qui. Voi due avete mai usato con schede audio? Altri voi? Ok. Voi che cosa avete? Più esperti? Focus? Voi? Tu? Ok. Questa scheda ha avuto un grosso impatto perché è una scheda interessante, potrebbe essere interessante per uno studente direi all'inizio, poi forse dovreste cambiare se avete altre esigenze, però la scheda è interessante, si tratta di un combo in-in, quindi la possibilità di registrare coi Canon bilanciati, jack sbilanciati e sbilanciate, un grosso segnale in uscita, non ha bisogno di alimentazione, quindi ve la portate tranquillamente in giro e noi diamo in bundle pure il software per registrare, no? Per cominciare a fare qualcosa, ad esempio durante il corso di Francesco, anche se iscrivendovi ai loro corsi vi verrà regalato il software, la versione entry level, ok? Muoversi da un software, da un DAW, da una digital audio workstation come ad esempio tu che usi Ableton, muovi su Cubase, è un minimo sforzo, però chiaramente uno va ad integrare, sono due software diversi, non mi va neanche di dire qual è la differenza, se uno è meglio, se uno è peggio, sono due approcci diversi. Sì, vi dico che solitamente sì. I ragazzi poi ci rimangono, cioè nel senso ci rimangono in bene, in senso in bene, rimangono ma ci rimangono in Cubase, cioè ne abbiamo tantissimi che sono venuti da svariati, specialmente da Ableton, da vari software. Questo dillo tu, io sono troppo sì, di lo so, ma lo dico io perché lo insegno io, quindi cioè, ma c'è uno scopo, c'è un perché e poi a fine, diciamo che a fine corso i ragazzi lo capiscono il perché, quindi diciamo che son sicuro della scelta fatta. E questa qui che sto usando ha una connessione USB-C, quindi ha uno scambio di dati in ingresso e in uscita importanti, vuol dire che ha latenze molto basse, per capirci quando registriamo e quando riascoltiamo siamo sotto i 7 millisecondi, diciamo che sopra gli 8 comincia a dar fastidio. No? Questa scheda è buona, un case importante, una struttura solida, i convertitori sono buoni, andando un attimo sul tecnico, 192 kHz i bit sono alti per quello che è il segmento di mercato, quindi in questo caso abbiamo fatto, o meglio i colleghi di Yamaha hanno fatto uno sforzo importantissimo per darci un prodotto entry level importante, questa è quella scheda che sto utilizzando. Poi una tastierina invece Akai connessa USB e Cubase. Adesso vorrei farvi vedere velocemente per esempio come creare musica con Cubase, no? Quello che diceva Francesco è mixing, ma sarà anche una fase di produzione. Cubase nasce come altri software, come Fruit Loop, Ableton, no? Per fare un po' tutto. Noi indicativamente all'inizio di questo software offrivamo meno la possibilità di lavorare in the box, cioè di avere un solo schermo dove fai tutto, no? Cosa invece che è un approccio dall'inizio per esempio di Ableton, quindi adesso questo software permette, come vi voglio far vedere, di fare un po' tutto con uno schermo, senza pensare al mixing ma pensando semplicemente di costruire qualcosa utilizzando quelli che sono i contenuti audio del software. Noi abbiamo una parte di destra che si chiama media, questa lo potete concepire come il Google di qualsiasi motore che avete, e qui vedete abbiamo una serie di contenuti divise in diversi folder, se clicco qui sopra avete il loop and sample. Adesso se qualcuno non capisce alzi la mano e lo ripeto in modo più semplice, iniziando diciamo, e questa potrebbe essere una prima difficoltà per chi non è in questo ambito, tutto quello che trascinate da questa zona segue il BPM del progetto, quindi se io imposto 128 per dire uno standard assoluto della musica elettronica, tutto quello che io vado a draggare dalla parte di destra seguirà questo BPM, quindi se io decido a questo punto di lavorare sulla techno posso senza anche capire niente di musica, noi questo lo vedrete anche in futuro. Mi torno un attimo indietro, stiamo cercando di creare un software che rimane un software per chi
ha necessità di avere un audio importante, cioè non un software easy to use ma non performante con un high quality, se io penso alla fine di un processo creativo, un po' quello che accennava Francesco, molti rimangono in Cubase, forse per questo motivo. Quindi perché? Perché il software mi permette di avere una qualità di audio che forse altri un altro, e mi fermo qui. Quello che stiamo facendo è dire ok, questa parte rimane tale, essendo Yamaha per noi l'audio è importante, abbiamo sempre avuto premi per quanto riguarda l'audio engine di questo software, che è lo stesso di Nuendo, quindi lo stesso di Guerre Stellari e tanti altri film fatti in post-produzione audio con Nuendo, quindi parliamo di un software importante dal punto di vista della qualità, però allo stesso stiamo cercando di renderlo sempre più fruibile anche a chi, ad esempio, come le nuove generazioni, e io non lo sono, dato che ho superato da un po' i 18, non hanno almeno in un segmento di utenti, di producer, di musicisti, non hanno grosse conoscenze per quanto riguarda la parte armonica, non la music theory, la musica in genere, ma forse hanno un facilissimo approccio alla creazione di groove che sono in linea con le esigenze del mercato. Io in passato ho lavorato con, forse lo conoscete, sono stato il producer di Brody Beatrutz, che era una star mondiale della musica elettronica. Io ho prodotto 3 dischi, ero un suo socio, stavamo a Bassano, abbiamo fatto con Paul McCartney un disco, quindi eravamo forti ai tempi. Lui lo è, io adesso non ci lavoro più, però, quindi il mondo della musica elettronica lo conosco. Per tornare a noi, quindi se uno ha un approccio elettronico, una forte connessione, ad esempio un utente di Fruit Loop, perché Fruit Loop ha questo easy to use, veramente diciamo dalla fase di idea alla realizzazione è super fast, ma lo è anche Cubase, bisogna sapere dove andare, perché, e smetto di fare i paragoni, perché che sia easy to use per noi è un centro di rendere a Francesco il software facile, però non vogliamo che sia solo facile, ecco questo è il concetto. Per quanto riguarda invece le eventuali problematicità relative alla conoscenza della musica in genere, vedrete, adesso oggi non riesco perché non è una cosa da un'ora, sicuramente ve lo farà vedere Francesco, come il software guida anche durante la composizione. Per farvi un esempio, se io concepisco un brano di musica elettropop, pop, con molta elettronica, quindi voi scrivete groove, tutto ok, funziona tutto bene, poi dovreste fare una linea di sinti su un drop, sappiamo tutti, drop, che è la parte più spinta che va a volte a sostituire il ritornello, no? Dove saliamo con l'IRMS, pressioni alte, molti giovani producer hanno difficoltà a costruire l'armonia in quella zona o anche sulle strofe. Cubase, con una serie di tools nuovi, riesce a guidarvi e vi indica dove siete in errore oppure vi suggerisce come costruire la traccia. Come se aveste Francesco a casa, no? Te lo metti lì, parla, fa, quando non volete sta zitto, sta lì e sta buono. Quindi Cubase ha tutte queste cose che vi aiutano a creare. Per tornare a noi, dicevo, io adesso sono andato in questa parte, altra cosa interessante, questa zona di Cubase non vede semplicemente quello che io ho dentro il software, ma vede anche l'hard disk. Per esempio, conoscete forse Travis Barker? Travis Barker è il drummer dei Blink 182, una band per me leggendaria perché della mia generazione, però è ritornata in auge il suo groove e il suo drumming con i nuovi artisti della scena pop americana tipo Machine Gun Kelly oppure Young Blood, no? Tu hai questi artisti che hanno un groove che ritorna ai tempi che furono, e allora io ho la fortuna di conoscerlo e ho un po' di librerie sue, no? Io questa libreria non ce l'ho dentro Cubase, purtroppo non è integrata, però ce l'ho e ce l'ho qui e sto ascoltando quello che ho qui. Quindi se, come tutti, avete una serie di hard disk esterni, perché ho un hard disk con i kick, un hard disk con i groove, una serie di librerie, una serie di robe, io suggerirei di metterle all'esterno del vostro computer, mentre di tenere all'interno l'unico software che ha senso, che è Cubase. Ah, questa frase, scherzo. Però io ce l'ho e vedete, sto ascoltando il preview di Travis Barker. Quindi se io voglio che questo che ho esternamente segua il mio BPM,
clicco su questi tre pallini, anche se sono esterni e seguono il BPM. Ok, invece tornando indietro, in questo caso mi trovo sul file browser, se no clicco qui, vado qui, dovrei cominciare a costruire qualcosa con una drum, avrei tantissime opzioni, allora a questo punto comincio a piazzare dei filtri che Cubase vi offre, ad esempio questo. Però io ho già, diciamo, fatto un lavoro di screening su quelle che sono le librerie, e la cosa buona è che potete piazzare un rating che vi permette immediatamente di dire ok, questi sono i migliori, ok, questo è quello che mi piace. Delicatissimo, lo trasportiamo dentro, ce l'abbiamo qui, lo mettiamo in griglia. Quindi poi anche le operazioni di editing, a volte si pensa che questo software, per chi non lo usa, sia lo guardi, dice oddio è difficile, oppure se lo paragoni ad altri, gli altri sono più facili, ma adesso anche Cubase è molto facile. Se io devo crearmi un groove per un tot di battute, non devo fare più copia e incolla, ma operazioni di editing sono semplicissime. E ho già fatto tutto, a questo punto voglio piazzare i locatori per farlo suonare sullo stesso punto, clicco sulla P, vado qui sopra e ho la sezione in loop, finito. Quindi se esco da qui ho già... segue la velocità che ho impostato io. A questo punto potrei decidere di creare qualcosa con un basso, non mi serve il click perché so che Cubase mi mette tutto a tempo, quindi mi muovo su bass. Posso ascoltare un preview, un volume di preview, quindi ok, dico questo mi piace, doppio clic, si crea automaticamente la traccia, trascino e un drum and bass in 3 secondi, nel tempo che avete visto. Il mixer, la parte dove andate a miscelare le sorgenti, ce l'avete in basso oppure cliccate F3, avete un mixer, vi assicuro che questo qui, dopo aver fatto il corso con Francesco, col numero di plugin che voi avete all'interno, mi permetto di dire di ottima qualità, voi siete in grado di fare quasi tutto o anche tutto con quello che avete a disposizione, ma senza andare nel dettaglio è talmente potente il software che potreste lavorare, editare, modificare, fare qualsiasi cosa per arrivare al suono che avete in mente. Quindi vi sto facendo vedere velocemente come fare. Se io a questo punto devo usare una cosa esterna, perché un mio amico mi ha dato un groove, queste librerie mi segnala che sono nel mio backup track, quindi è tutto ciò che è esterno, non dentro il software, forse preso anche da un altro software. Quindi vado lì, io vedo tutte le cartelle, potrei scegliere altri generi, altre cose e andarlo ad inserire lì dentro. Ad esempio andiamo qui, metto Future House, abbiamo non so, Melody Loop, doppio clic e me le fa vedere tutte. Quindi potrei togliere il basso, prendo questa cosa che non è di Cubase, la vede tranquillamente e la mette direttamente a tempo. Quindi questa sezione è già a tempo con la parte di batteria. Ok? Quindi clicco qui, clicco sulla P, velocemente ho creato il loop e ascolto se l'idea funziona. Devo fare copia e incolla, qualsiasi operazione, è veramente tutto semplice. Abbiamo anche inserito, tolgo la parte di sotto del mixer, questa opzione che avete qui, dove il puntatore, cioè dove io posso muovere questi elementi audio e farne qualsiasi cosa, si va a miscelare con range selection. Quindi se io questa cosa mi serve da un'altra parte, non devo fare taglia, copia e incolla, facendo così con la manina lo trasformo e già l'ho portata lì. Quindi le operazioni di editing per creare qualcosa e muovere gli elementi audio sono semplicissime. Ok?
dovreste solo capire come faccio a esportarlo, come faccio a sentirlo sul mio telefonino, qualsiasi cosa del genere, vado qui su file, nessuna estrema complicazione, gli do il nome del prodotto, gli dico dove lo devo salvare, il formato. Quindi naturalmente se è qualcosa da condividere in rete con un amico o un preview, potete fare un MPEG 1 layer 3, un MP3 per capirci, oppure file non compressi, o potreste poi usare una cosa che vi suggerisco, potreste usare i FLAC, che sono file molto leggeri, vicini all'MP3, però senza perdita di dati. Quindi vi permette, per parlare di una cosa tecnica, non vi permette di andare sopra una frequenza di campionamento e di quantizzazione, mi fermo qui, vi spiegherà tutto pure questo Francesco, però è un modo per scambiare il mio progetto con Francesco in rete, senza facendogli sentire bene, senza avere un cut violento sulle parti alte, le frequenze, che è il tipico dell'MP3, aggiunto generalmente in una mente di un dB, quindi ti va, se uno fa elettronica, che stai su con gli RMS a 5 e hai il peak limite a 0, forse gli do l'MP3 e Francesco dice guarda che è più 1, no, è che purtroppo ti ho dato un MP3 e diventa più 1, che già siamo alti, quel più 1 è un altro extra, se poi volete averlo, come mi disse una volta Steve Aoki, se lo conoscete, mi disse quello che è un errore per alcuni, per noi è una cosa tranquilla, erano tempi violenti questi quando facevo queste robe. E per quanto riguarda invece un altro qualcosa che invece verrà molto discusso durante il corso è il processo di mixing. Mentre io cerco queste file, tu puoi descrivere, certo, se ci riesci, perché certo, il mix è una cosa complessa. No, però adesso tutto quello che avete visto, tutta la composizione che avete visto che ha fatto Franco, che è molto bella e fatta velocemente, c'è un modo però per renderla poi fruibile al mercato a livelli qualitativi audio che siano paragonabili, però a livello tecnico, non a livello compositivo, perché la composizione che il software mette a dalle potenzialità di fare al volo è già potente di per sé, infatti avete sentito, però se noi dobbiamo renderla fruibile nel mercato, oppure dobbiamo rendere fruibile il prodotto di un altro cliente che viene da noi, perché non è che dobbiamo essere per forza noi stessi, sia gli artisti, sia i produttori, sia i tecnici, possiamo essere anche una delle tre figure solo, ci sovranno dei mezzi, e Cubase li mette tutti a disposizione nella Mix Console, che permettano, possiamo definire il termine scolpire, di scolpire l'audio in modo tale da renderlo il più bello possibile, il più incastrato tra i vari elementi possibile, e rendere quindi ciò che si definisce un mixaggio professionale. E io a tal proposito caricherei su un video che ho portato, che diciamo tra un mio cliente, adesso voi siete un po' giovani, forse non lo conoscete, era una band rock, si chiamano Timoria, ok? Uno dei membri che registra da me, ha registrato 3 album, ha fatto anche un live tempo fa, omaggio a Lucio Battisti a Roma nel parco Villa Ada, che era molto bello, mi disse guarda, prendi questo materiale qui, io l'ho registrato, non so cosa possa venire fuori, se possiamo fare di un disco, un live o un qualcosa da distribuire nel mercato, fare il video addirittura del concerto, se il materiale audio è recuperabile, facciamolo. Allora adesso io vi faccio sentire. Guarda, io direi andiamo avanti e poi lo facciamo vedere alla fine, così. Ok. Comunque il processo che vi farò vedere è lo stesso che poi si può applicare anche sugli esempi che vi ha fatto vedere Franco. Va bene? Tanto per chiarirci. Vi è chiaro un pochettino questo discorso? Ok. Queste tracce, sto facendo vedere cose sempre piccole così ci si capisce. Questo è un lo ascolto un attimo per ricordarmelo. Avete riconosciuto? Questo è un ragazzo che una cover che avevo fatto per un ragazzo di Sanremo. Quindi durante le selezioni si era pensato di fare non una cosa sanremese e di prendere un pezzo non dovrei neanche dirlo, abbiamo riconosciuto che sono in Nirvana. Quindi un pezzo di Nirvana, e io avevo le tracce separate che sono queste. Molto interessante per chi ama la musica, spero tutti, sentire anche la voce di Kurt Cobain da sola. I am weak. I've been locked in.
Quindi a questo, se io faccio con Manzetta per tornare, noi avevamo tenuto, l'idea era di tenere gli originali, la voce di Kurt Cobain diventava diciamo, il rinforzo della voce principale, che non ricordo adesso qual è, ma questo è un po' il groove del tutto, vediamo se la trovo, se no, ok. Quindi se io dovessi mixare questa cosa, non vi faccio vedere un mix, ma vi faccio vedere cosa avete in Cubase per fare il processo, cioè per fare in modo che un prodotto che si spera il meglio possibile, che arrivi nel miglior modo possibile, qua ci tenevo a dire, ma penso Francesco sia d'accordo, che i miracoli non esistono. Adesso c'è la leggenda del mastering, no? Che tu ti arriva la roba più trash del mondo, però la dai. Però fai il miracolo alla fine. Allora, no, non è così. Non è così. Si può fare qualcosa. Quindi si spera che quando vi arriveranno i vostri mix, voi diventerete... C'è tutto il mondo nel mezzo, diciamo, ok? Inesplorato. Quindi che venga un qualcosa di registrato bene, allora poi dici, ok, in Cubase cosa puoi fare? Il processo di mixing è un processo complesso, io reputo pure che nessuno può mixare tutto, cioè uno è bravo in alcune cose, cioè uno che fa determinati generi forse non è bravo a farne altri perché ci sono problemi diversi. Comunque il processo in Cubase può essere gestito, io direi, in un modo entry level, lavorando con il mixer in basso. Adesso vado un attimo nel dettaglio, se qualcuno non capisce alza la mano, non c'è problema. Qui vedete i fader dove gestite quindi i livelli dei vari segnali che vi arrivano. Naturalmente li potete mettere in solo e in mute per sentire il dettaglio di ognuno. Ok, dopodiché potreste utilizzare qualcosa che per i musicisti è qualcosa di molto familiare, che sono i plugin, no? I famigerati plugin, che poi se vanno a cercare i migliori, no? Andate online, cerchi di usarli più o meno, spero legalmente, vari plugin. Il plugin non è altro che un'applicazione che di solito ha un GUI, anche qui per capirci velocemente, ve ne faccio vedere uno di terze parti, questo qui. È un GUI, vedete, che sarebbe quindi la, come dire, la parte grafica, cose che anche noi stiamo cercando di migliorare giorno dopo giorno per renderli sia più accattivanti, no? Perché di solito ci si sta molto tempo davanti a queste cose, ma servono per migliorare per il vostro mix, per potenziare. Quindi molte cose le potete mettere in questa zona, altra zona dove si lavora, dove inserite nuovi tool, nuovi oggetti, come se fosse, dico una cosa un po' stupida, ma lo è simile, l'applicazione per fare meglio le foto su Instagram, no? Tu ti metti... Quello è un plug, no? È qualcosa che io metto per avere la foto migliore per editarla. È la stessa cosa qui. Molte ce le avete qui. Quello che vedrete, spero, utilizzando Cubase, che non avete bisogno di cose esterne, di tante, di pochissime cose esterne. Ve ne faccio vedere una che ha un... Posso Franco un attimo? Faccio vedere un attimo una cosa, per esempio sul basso, o sulla chitarra. Questo qui è il basso, vedete, sto qui dentro, vado su vari audio, clicco qui sopra, non vi faccio vedere come funziona, vi do solo l'idea di quello che sto dicendo, ok. Questo qui è il basso, quindi il basso viene analizzato e quando viene analizzato il software ti dice immediatamente le note che sono state eseguite. Noi su questa cosa ci stiamo lavorando anche per il futuro, e quindi se lei o lui siete cantanti, qualsiasi nota che voi cantate può essere posizionata nel posto giusto. Però non è un tune, nel senso che è uno sguardo generale tipo questo viene cantato da voi, ho suonato il basso e io lo intono così, quindi faccio in modo che sia perfetto, no? Ma io, la cosa buona è che qui ogni singola nota la vado a mettere a posto, ogni singola nota, per capirci. E questo non è perché sono amici miei carissimi, se vi piace Ultimo è bravissimo a cantare, ma
viene quello che quelle poche cose che vengono corrette con questo per chi è del settore e non con Melodyne, se qualcuno conosce. Perché qui lo vedete anche sui forum, non voglio andare troppo nel tecnico, ha delle cose in meno, però qualitativamente è molto superiore, ma soprattutto non è un plugin, quindi non crasha, rimane lì, è stabile, non sforza il sistema, il file originale rimane sempre così. Analisa, che è una bravissima, una carissima mia amica, nonché su, secondo me, una grandissima cantante, e lei quelle quattro cose che si intona, in quel caso quattro veramente, se le fa da sole con questa applicazione che si chiama Vari Audio. L'applicazione Vari Audio verrà anche, non mi posso allargare sulla nuova versione di Cubase, però vi sarà molto molto utile, vi sarà veramente utile, perché non sarà solo questa cosa, ma sarà anche di più. Ancora di più, questa funzione che ha un impatto forte può essere utilizzata anche a livello creativo, perché io posso togliere i vibrati sui cantanti quando esagerano, posso fare correzioni, posso, parlando di timoria, dare l'effetto renga che tende a scendere o a saltare, no, su quando sta sulla nota, posso fare una fase di correzione che sarà propedeutica alla fase di mixing, oppure una fase creativa, perché io faccio Benny Benassi, prendo, lo porto sotto, faccio e faccio qualcosa che invece è creativo, perché distruggo la timbrica della voce, ma perché è una scelta artistica. Quindi queste, ma come altissime altre cose che vi danno un impatto veloce, Francesco, così mi faccio tutta la mia parte, sì. Anche perché siamo partiti tardi. Questa drum, no? Prendiamo una drum. Questa è ok, noi abbiamo inserito, abbiamo cercato di sviluppare sempre cose migliori, più facili, però di impatto veloce. Per chi è nel settore conosce i Maximizer, di solito sono molto famosi i Maximizer della Waves, che sono l'L, eccetera. Molti, quando considerate che questi software prima del corso li potete anche provare 30 giorni gratuiti, però questo qui, per dire, io adesso lo apro sulla drum. Queste faccio così senza pensare a cosa sto facendo, queste con e queste senza. Sentite? Quindi sono plugin interni, cerchiamo di utilizzare cose interne per migliorare. Non sto a dirvi automazioni, perché non tutti usate software, quindi è un problema, ma anche la fase di controllo, quando sarete avanti con il mixing, vi suggerirei, cioè mixing, questo processo importantissimo che sarà uno del core dei corsi di Francesco, certificato da noi, vi suggerisco di non basarvi, anche se siete bravissimi, sull'ascolto solo, perché questo non è facile, ma dovrete avere una serie di tool visivi per verificare cosa state facendo, o per fare una comparazione tra il vostro prodotto o un pezzo, forse ve lo faccio vedere dopo, un pezzo ad esempio dove la parte di sound ricorda Machine Gun Kelly. Quindi io, quando ho dovuto fare questa cosa, mi sono messo la traccia, il video, come si chiama, Blood, ricordatemelo, il primo singolo del nuovo disco, vabbè, non è un problema, me la sono messo lì. Ho continuato a fare comparazioni per raggiungere quel tipo di sonorità, no? Per incrociare quella pressione, quell'apertura, le saturazioni sulle sue voci. Ma come ho fatto? Sì, io più o meno l'esperienza ce l'ho, ma non potrei fare a meno di tools, perché non è uno solo. Ve ne faccio vedere alcuni che immediatamente si vedono, ma per alcuni di voi che fanno elettronica, secondo me, capirete immediatamente quello che sto dicendo. Adesso io divido, mi costruisco una mia finestra che può essere anche presettata, quindi richiamata quando volete, per avere un controllo, no, di quello che è la mia sezione di lavoro. Allora, questa la mettiamo qui, qui controlliamo il volume e qui le barre. Quindi in basso a sinistra abbasso il volume dell'audio. Vedete, io ho queste tre cose che saranno integrate nel software, quindi quando studierete ne ha altre cose, non ne avete bisogno, e lavorare con un solo software, che oggi sono sempre più complessi, ma uno solo che fa tutto, dovrebbe essere ottimo. Questi nel particolare, la parte qui in basso a destra, vedete volgarmente la pressione in RMS e peak, cioè quanto suona forte la vostra musica, quanti errori state facendo, anche
durante questa fase. La parte di destra, di sinistra, la conosciamo un po' tutti, invece vedete dove c'è più pressione, dove parlo in frequenza, cioè nei bassi o negli acuti. Invece questo qui che vi esorto ad usare e non usa sfortunatamente nessuno, è il controllo della stereofonia, cioè di quanto il suono è avvolgente o no. Parentesi, sapete che Apple, e molti di voi avranno l'iPhone, ha un nuovo protocollo che si chiama Spatial Audio per l'audio immersivo, per avere una sensazione di suono nuova che potete produrre anche con Cubase in 3D, che è un'altra cosa che altri software non hanno. Ma specialmente nella musica elettronica, purtroppo, per fortuna, i bassi devono essere aperti, grossi, non sono gli SDC col basso centrato, le chitarre, altre tecniche che Francesco vi insegnerà. Ma la cosa buona è che generalmente tutti i software offrono un controllo dello stereo generico, ma io non so se le tastiere o il basso o il kick, cioè varie zone, no, di frequenza, hanno una stereofonia. E qui la vedete, vedete la stereofonia dentro la frequenza. Quindi se sfortunatamente lui o io non ho delle casse buone, quindi ho dei problemi a sentire i bassi che sono già problematici, o gli alti, o delle cuffie non performanti, io non so se poi quando mi viene messo nel club o nel Tomorrowland, ve lo auguro, o nell'auto, o dentro la macchina, quei bassi siano come devono essere. Qui li vedete, qui state vedendo che 50 Hz e 100 Hz sono molto stereofonici, e se io vado in alto sono meno stereofonici. E voi durante i mix potreste utilizzare altri tool, oggetti, plugin come quelli che vi dicevo prima, per ad esempio aumentare questa stereofonia, per capirci, no? Vedete che adesso è più aperto qui, vedete che è più grande, perché ho usato un'altra applicazione all'interno di Cubase interna, che Francesco vi spiegherà, vi servirà per migliorare e aumentare il vostro suono. Ok? Quando arriverete a lavorare sul mastering, che è l'ultima parte del processo, anche qui potreste poi decidere di continuare in Cubase. Io stesso vi ho detto che noi produciamo un software specifico per fare mastering che è WaveLab, però non vi nego che tantissimi producer italiani, ad esempio anche famosi per il target, per le nuove generazioni, ad esempio Emiskill oppure Sfera e Basta, queste cose qui, molti dietro di questi mix, c'è un mio carissimo amico che si chiama DJ Tel Aviv, Enrico Righi, che produce tutto con Cubase, e lui masterizza dentro Cubase, quindi non usa WaveLab. Se poi volete comprare pure WaveLab, a me mi fa piacere, però sappiate che Francesco probabilmente vi potrebbe spiegare anche tutto anche dentro questo software. Per concludere con qualcosa, perché alla fine penso che in questi incontri bisogna anche dare delle informazioni per quanto riguarda la formazione in genere. Col problema del Covid, che io mi auguro che non ci sia più, c'è stato il problema di registrare, di vedersi in studio, no? Quindi voi producete, avete un amico che canta, lo facevate vedere forse in camera o nello studio, questo per un periodo non è stato possibile, ma noi all'interno, in questo in modo gratuito, offriamo questa applicazione. Devo mettere una chiavetta, vediamo, l'ho tolta prima, ci riprovo, eccola qua, forse ce la facciamo. Eccola qui, questa applicazione, per dirvi una cosa che avete integrata, mi permette di registrare Francesco, lui senza acquistare Cubase, io vedo la sua faccia qui, lui vede la mia, se vuole io ci posso parlare, io setto la sua scheda audio, quindi mi prendo i suoi segnali, quindi se voi registrate un cantante che non ha dimestichezza con i software, non c'è nessun problema, vi collegate con lui cliccando su questo login, questi sono tutti gli artisti, se lui è in linea ci cliccate, gli appare un messaggio, gli cominciate parlando attraverso questo software, quindi senza applicazioni di social media, poi decidete di registrare, quindi registrate online, perché parlando un attimo tecnicamente, in HD anche a 96 kHz, in streaming, in real time. Questo se lo volete fare con altri software, bisogna anche in questo caso comprare l'applicazione esterna. Altra cosa, che la co-creation, no? Ieri
al Milano Music Week, no? Si parlava della co-creazione, cioè delle nuove generazioni, di lavorare insieme sullo stesso progetto. Io stesso ho finanziato un progetto della Comunità Europea che prevede la creazione, la scrittura in simultanea per un'orchestra sinfonica di un brano. Anche qui, come è possibile? Allora bisognerebbe inviarsi i file audio non sono proprio leggeri, e in questo caso avrete un altro strumento che si chiama Transit, che salva il progetto su cloud. Quindi io lo scalo, lo metto lì, è sempre aggiornato, quello che fa Francesco lo vedo immediatamente e viceversa. È un altro modo per agevolare la collaborazione, o perché ci sono problemi dati dal momento in cui stiamo vivendo, o perché è una scelta artistica o come dire di riduzione anche dei costi. Cioè uno ha un famoso cantante inglese, un conto è farlo venire nel vostro studio, un conto farlo cantare da Londra registrando direttamente lui. Okay? Con questo sistema che ho fatto vedere, anche le cuffie o QMix, cioè l'ascolto dell'artista, lo fate voi e lui non è obbligato a sentire quello che avete già realizzato. Quindi se lui vi dice ok, io voglio la mia voce al massimo, un po' di basso e batteria, voi gliela fate senza modificare i livelli che forse avete già impostato nel mix. Tutto questo sempre nello stesso software. Questo è un po' il concetto che vi voglio dare. Se lo volete provare, stemper.net, 30 giorni vi dicevo gratuitamente, qui adesso c'è del materiale marketing, oppure potete contattare, non so se tu rispondi anche a domande eventualmente, sì, sui sì, corsi, sì, sui software, sì, per sì, indirizzarli. Sì, sì, sì. Ecco. Io ho quasi finito il tempo, lascio la parola. Mi volevo concentrare un secondo sul lato mixer, visto che abbiamo concentrato una gran parte del tempo a vedere una composizione. Ok, volevo farvi vedere appunto come del materiale, quando arriva, cioè il livello di mutazione che può avere del materiale sonoro per poi diventare prodotto vendibile, cioè quindi una parte di quello che potrebbe essere la vostra professione, se non totalmente la vostra professione. Sì, c'ho su chiavetta. Adesso salto un po' di passaggi perché ha introdotto abbastanza lui, ok? Quindi arrivo al dunque. Okay. Ok, come ha già introdotto velocemente Franco, ci troviamo davanti appunto a un progetto molto simile a quello che avete visto prima, composto dalle varie tracce audio, e ogni traccia audio ha il suo canale associato sul mixer, dove potete regolare il livello del suono che arriva e poi verrà miscelato assieme, ok? Tramite gli strumenti che ha fatto vedere Franco prima, ovvero i plugins, che volevo aggiungere, ecco, diciamo, sono una virtualizzazione dei macchinari che si userebbero in studio per manipolare, per alterare l'audio, per crearne effetti, per abbellirlo, per sistemarne errori e relative problematiche e aiutare l'incastro assieme. Va bene. Ecco, tramite tutta questa combinazione, tutto all'interno del software, da queste tracce di questo concerto che mi sono arrivate anche abbastanza un po' disastrate, ne è stato creato un album. Questo è il materiale originale. Quando diventa colorato, subisce l'elaborazione. Si scolpisce. Dopo averlo fatto si potenzia. Thank you.
l'originale. Un magazzino che contiene tante casse, alcune nere, alcune gialle, alcune rosse, dovendo scegliere e studiare le mie mosse, sono all'impasse. Ovviamente questo è un processo di lavoro che impiegherà una settimana di lavorazione, chiaramente, qua è riassunto in pillole. E non vorrei aver sbagliato la mia spesa o la mia sposa. Chissà, chissà che sei, chissà che sarai, chissà che sarà di noi, voi lo scoprirete. Comunque adesso. Allora, utilizzati qua, stiamo fermando. Ok, gli strumenti utilizzati qua sono tutti quelli all'interno di Cubase, quindi tutta, diciamo, la potenzialità del software, più anche degli altri strumenti esterni di una ditta che si chiama Acoustica Audio, che fornisce anche i plugins, cioè questi strumenti a scuola, quindi noi utilizzeremo anche questi strumenti che sono molto realistici e ci permetteranno anche un confronto poi quando faremo stage pratico con le macchine reali. Va bene, che è una cosa molto interessante. Volevo sottolineare anche che ci offre un sistema d'ascolto che si chiama Sienna, che è molto interessante, che utilizzeremo sempre all'interno di Cubase, tra l'altro, che dialogano perfettamente, che permetterà un livellamento delle cuffie in modo tale che il sistema d'ascolto sia il più lineare possibile, che è una cosa essenziale per lavorare l'audio. Cioè il più grande dei problemi nell'ascolto è l'alterazione. Cioè quando voi ascoltate, le casse di un comune impianto hi-fi hanno comunque delle preferenze su delle zone per far pompare di più, quindi le zone più basse, come diciamo i bassi e gli alti che avete nel vostro sistema d'ascolto nell'iPhone, nel telefonino. Ok, qui avremo la possibilità di lavorare con una linearità straordinaria in cuffia e nelle nostre singole postazioni, in modo tale che io posso farvi ascoltare quello che faccio dalla mia postazione, farvi capire cosa dovete fare e a sua volta potete farlo voi con la massima trasparenza possibile. Va bene? Tutte le informazioni potete venire semplicemente da me a chiederle, oppure potete tranquillamente guardare il sito di Scuola Comics, ok? Che è. Beh, volendolo. Sì. E dove trovate i contatti di Scuola Comics sede di Padova, ok? Perché il corso di Music Production è specifico nella sede di Padova e troverete tutte le informazioni per iscrizioni, quote e poi comunque sia volendo potete anche prenotare un colloquio con noi senza nessun problema e in qualche modo ci mettiamo d'accordo e vi spieghiamo con calma ogni, diciamo, dubbio personale che potete avere o ogni richiesta che potete farci, ecco. E nulla, ripeto, è un bellissimo percorso, l'importante è una cosa, questo corso ha come obiettivo farvi entrare professionalmente nel mondo dell'audio, perché purtroppo spesso viene ritenuto un gioco, questa è una cosa che voglio sottolineare, cioè è come quando ti chiedono che lavoro fai e tu gli rispondi il musicista e poi ti rispondo sì, ma che lavoro fai? Ti dico no, cioè faccio quello come lavoro, ok? E guadagno da vivere con quello. Ecco, il tallone d'Achille del nostro sistema, diciamo, è questo. In realtà quello che il corso vuole ottenere a fine anno per ognuno di voi è una formazione professionale che vi inseriate nel mondo del lavoro e ci tengo a dire che molti ex allievi del corso o in qualche studio di registrazione o in proprio, ok? Oppure comunque sia con iniziative abbastanza importanti, la maggior parte ha tutta lavorato, perché ha tutta ottenuto un lavoro fisso, stabile, diciamo, comunque ha iniziato un'attività e una carriera, ecco. Ok, grazie. Niente. Grazie Franco.